Complimenti al Pescara perché ha dimostrato di essere una squadra molto forte e ci ha dato una grande lezione dal punto di vista tecnico, tattico, fisico. Ha dominato la partita e penso che il risultato lo testimonia. Sicuramente siamo in un momento di difficoltà, ne dobbiamo prendere atto, dobbiamo rendercene ben conto e cercare di valutare, di ragionare, di trovare la chiave per riuscire a ribaltare questa situazione che ad oggi penso che sul campo ci costringe a svegliarci e a valutare che dobbiamo stare molto attenti a quello che succede dietro di noi in classifica. Solo un problema di assenze quello di oggi, di superiorità del Pescara, cioè, che è mancato poi? Ma lasciamo stare le assenze perché dobbiamo considerare che comunque sia siamo scesi in 11 come gli altri, quindi non voglio prendere sempre in considerazione queste assenze, dureranno ancora per tempo e quindi dobbiamo trovare la forza, la compattezza, l'unità, l'umiltà, la determinazione per cambiare questo momento negativo.